Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore. Salvatore, entra un po' quelle cassette. Quale, signor? Quelle che stanno fuori. E poi, mi raccomando, i pomodori e la cicoria, altrimenti vi va male. Senti, poi in frigo ricordati che ci sono i funghi, così li porto al convento ai bambini. Ah, i miei bambini. Si ricorda, signora? Ci siamo conosciuti l'anno scorso d'estate a mare. Eh sì, a quel tempo vendevo le erbette. Erbette dopo erbette, ecco, è venuta fuori sta frutteria. E da allora ringrazio Dio che ogni giorno porto qualcosa, frutta e verdura, al convento. E ringraziamo Dio, sì, perché mangiamo tutto. Oh, vedete, è una bella giornata, cerchiamo di fare le cose come si deve, non fate come il solito che state sempre a baccagliare. Ah, signor, qui c'è tanto da fare, siamo solo in due, anzi sono solo io, perché lui come al solito non fa nulla. Vedete quello che fate, o vedete, o sai che all'ora di pranzo viene il bagnino Luciano, che ci dà la mano. Quella non è buona a fa niente, non è buona a fa niente. Se non mi hai dato una mano io! Prima o poi vi licenzio a tutte e due! A tutte e due vi licenzio, non gliela faccio più! Buongiorno, signora Lina! Ah, buongiorno, signora Maceri! Sono in porta di fiori di zucca? Ah, sì, era urgente, Barbara, pinze. Sì, 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 Barbara va a prendere i fiori di zucca e sbrigate! Mamma mia, sempre! Arrompere, ti metto qua, che pesano! Così, proprio sui cocomeri, sì, così sì, si rovinano e ne perdiamo di più. Sì. Ecco, sora Maria. Ma sti fiori sono tutti aperti, questi sono vecchi. Ma non sono vecchi per niente, intanto al mercato c'erano queste, e so è meglio che c'erano. Quindi, mo me l'ha ordinati, l'ho portati per lei e se via. Beh, ma io so, io visto? Ho una roba fresca. Quanto vengono questi? E questi vengono 15 euro. No, troppo, ma io scherzavo. Vabbè, gli leverò un centesimo. Sì, un centesimo. È scherzato. Sora mia. No, mi fanno il prezzo. Lì, sì, su. Sì, gli posso fare 14,99 euro. E vabbè. Ecco, per Salvador, aiuta signora. Grazie. Viene la casa. Oh, dai. Sto arrivando. Era uno. Ce l'ho fatta, ma guarda quest'anno però come siamo ridotti. Ci arriviamo al mare? Sì. Ci arriviamo sì al mare. C'è la macchina, ma la fatta fregare, 500, noi te l'ho fisso. Che pesa, eh? Lo so che pesa, ora mettiamo a posto. Allora prendo l'arte con la macchina, lasciate via dietro un minuto e ci hanno fregato. Così stiamo pensando. Vabbè, ma vedrai che adesso la ritroviamo, è questione di poco. Sì, sì, hai ragione. Comunque andiamo sempre via Maria Teresa, quest'anno ha cambiato uno stabilimento, so che sta sulla spiaggia, che è bellissimo. È diventata proprietaria. Però speriamo che i dipendenti siano un po' meno strani, un po' meno stravaganti dell'anno precedente. Mi raccomando, modera la velocità che mi si rovina tutta la permanente che ho appena fatto. Ma che ti sono rovinata permanente, ti sei messa al casco? Questo ma... insomma a cose parte. No, ma il casco è ininfluente, la velocità. Che mi rovina i riccioli. Sei pronta? Sì, possiamo partire, dai, dai, partiamo. Eh?
prendo un po' i cestini e poi preparate la verdura, così poi quando andiamo al mare... Andiamo al mare? Meno male, se io faccio il bagno da una bella lavata. Sì, ma dipende, se vendete le erbette vi fate il bagno, se no niente. No, no, non faccio lo stesso. Non credo proprio, lo guarda. No, no, chi non vende le erbette manco mangia. Ma questa è novità, io devo mangiare, no me la compiere. Sì, sì, e poi mi raccomando la cesta con le erbette tenuta al fresco perché altrimenti si perde. Arriva Luciano, va! Arrivano tu sordi! Sempre a fa polemiche! Lavora, lavora! Ecco, sono arrivato! Ho portato questi clienti! No, vabbè! Ho trovato un tavolo comodo! Questo è il migliore tavolo che ci abbiamo, sono stato attento a tutta la vostra roba! Signori, prego, accomodatevi! Vai, vai, buongiorno! Volevo dire che mi serve lui? Mi dà un po' di pomodori da sugo? Da Salvatore? Però mi raccomando, fatemi belli, maturi e tutti sani. Ma che? Ma lei ne ha visto? Me che roba che c'è? Si guarda in giro? No, no, io c'è solo roba buona. Io ci ritorno, però datemeli buoni, maturi al punto giusto. Un paio di punti, ma da Salvatore sì. Bello, sì, c'è proprio ragione. Ma che volevo dire? Se prendo questi, che me posso prendere questi? No, no, signore, che prende? Lei le mani e deve allungare per niente. Ma la no. No, no. Mi piacciono di più. Sì, no, intanto i pomodori si prende quelli e li deve toccare solo il frate. Ah, capito. Basta che sono buoni uguali, però. Sono buoni, sono buoni. C'è solo roba buona, signore. Arriviamoci, che dobbiamo andare via. Fammi vedere. Allora che vi porto? Il vino, l'acqua, la frittura di pesce. No, 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 per carità, come i pagotti nostri. Ma perché invece venite qua e venite stare a casa vostra? Guarda, adesso ci porta un po' d'acqua, che non sia tanto fredda, sennò quelli gli porti al culo. Ah, per creature? Per noi, poi per creature gli porta un po' due bicchieri d'aranciata prima di mangiare. Capirà due bicchieri d'aranciata. Ah, vuoi aranciata? Io aranciata voglio adesso. Ah, ragazzi, io già sono stanca. Non fate confusione che poi mi rimbambite. Capito? Ah, Enzo, stai sempre a fare polemiche. Scusate, ma questa è proprio tremenda. Barbara, devo far vedere che sono la signora, prendi i cestini, frate, tu prendi la casetta con le erbette. Va bene. E poi chiudi bene il portone. Certo. Dai, venite, vi porto con me. Va bene. Al ristorante di Maria Teresa? Sì. Che il personale venga qua, li voglio tutti qui. Ah signore, è ritornata quella delle erbette. Ah vedi, sei pure arricchita, almeno paga stavolta. Io sono una signora, sono un'imprenditrice, faccio parte dell'alta finanza. Cosa fate? C'ho una frutteria, adesso un tavolo per me e per i miei dipendenti. Perché il frate è indipendente? Beh, prega e lavora. Così facevano i santi di una volta. Voi non capite niente di commercio. Un tavolo. La mettiamo a imprenditrice ricca, signor. Sì, al tavolo centrale, prego, al tavolo centrale. Ecco l'acqua, non è fresca. Ci porta pure i piatti, no? Pure! Vi ho detto che state a casa vostra! Che volete? Ci penso io, vi porto un antipasto di mare oppure non so. Ma che antipasto di mare? Per me e i miei dipendenti una bella matriciana, quella comandava una volta. La matriciana? Sì, e poi un litro di vino pure annacquato, non fa niente.
è l'acqua a vestire le creature. Ma siamo al mare, amatriciana. Amatriciana è il miglior piatto che c'è. Ma c'ho certo pesce. No, no, amatriciana e basta. Qui si mangia, io sono una signora, per me quello è il miglior piatto che c'è. A noi ci basta questo. Vi farò servire. Signora, che desidera? Ma che sei scemo? Ho già ordinato a Maria Teresa. Vattene. Buongiorno padre, che desidera? Ah, ma non hai capito? Se ne deve andare. Pace bene, fratello. Posso, padre? Contento? Ho detto vattene. Tu quando porti i cassetti rimane sempre incantato con queste braccia. Non ce la fai più. Ecco qua. Era ora. Acqua e vino. L'hai annacquato? Perché tutto sennò... annacquato. Qui noi c'hiamo solo la roba annacquata. Appunto. Sai che roba. Cioè, è meglio uno da Roma che vino. Immagino. È come l'imprenditrice che sta sede qui. È ricco quel vino. Ma il lavoro tuo te. E basta. Basta? Ecco raga, io ho preparato i cestini e se dopo mangiato andate sulla spiaggia e li vendete, se vendete tutto vi fate pure il bagno, quindi mi raccomando, questo io te lo poggio qua, uno a te che è più piccolino, te l'ho fatto leggero così non ti strapazzi, e tu frate controlla da lontano che nessuno li molesti. Faccio il mio, quello che posso. Barbara, grazie. Bella principessa di casa. Sì. Questo è per te. Va, mi bene. Raccomando, sii gentile e non dar retta a nessuno. No, no, no. Finalmente siamo arrivati, tutto bene. Il mare è bellissimo e sono contenta. Hai visto che ci ha portato fino qua il motorino? Però. Lo dicevano? Sta manco rovinato i capelli alla velocità, avessi. Ma speriamo male, che ci riporta a casa. Vabbè, abbiamo fatto il viaggio come 20 anni fa. Allora vuol dire che siamo sempre giovani e che queste cose si possono fare a qualsiasi età. Dopo un anno per il suo ottimo vino rosso. Sì, mi ricordo. E poi ho visto questo bel locale, complimenti, proprio vista mare, cioè meglio di così non poteva scegliere. Accomodatevi, che prende, che prende allora? Noi abbiamo portato il cestino da casa come l'anno passato, sì. L'abbiamo dato a quel signore, il bagnino, sa quello zoppo un po' ballerino? Oh mamma mia! Quello piccoletto con i baffetti! Ma che ha fatto? Ci ha fatto accomodare qui, ci ha dato questo bel tavolo! Oddio, che abbiamo fatto mai? Signor, come sì. Sei inquartata dall'altra anno! Grazie, ma lo sa che grassezza fa bellezza! Ma il cestino mio dov'è? Che ne so io del cestino suo, con tutto Mimmo. Quello che c'ho da fare sto ma a pensare al cestino. Ma preso Mimmo, eh? Ma Mimmo! Mimmo! Ma Mimmo! Mimmo, tutti i giorni aspetta qua che sveglia. Ma non mi ha stufato, tutte le volte, è possibile, quante volte devo dire? Arriecco il vostro cestino. Grazie, signor. Ma è un po' meglio di prima. Lo mangiamo. Uè, questo è diverso. Così. Oh, dai, brighiamoci, che c'ho fame. Perché a me non viene più. Allora, che vi porto? Un litro nero bello fresco e l'acqua. E un pezzo di pagnotta, quello che ho la casariccia. Sì, però sapevate che vado a portare da casa. Ah sì?
la prossima volta, grazie. Strani uguali, questi ci portano il piatto, poi e andiamo così. Allora signora, che cosa vi porto? Ancora lei? Ma se ne vada, villano, che sta facendo qui? Mo' entrato, mo' prendo gli schiaffoni. Sta calmo, guarda qui. Sta calmo. Signora, comunque se serve, se alza qualcosa. Ma guarda sto bagnino quanto è invadente. Questi bicchieri vuoti, c'ho sete. Allora signori, cosa vi porto? Vabbè, mi porta a quel vino. Arrivederci padrona, ci vediamo via. Stasera. Ciao, mi raccomando. Stia tranquilla, sì. Facciamo il nostro dovere. Sì, io sto qua, mi riposo, voi lavorate, ho lavorato tanto io. Eccola quel vino, signori. Grazie. Allora, la salata di scorgere. Senti, ce la portare pure i biglietti. Grazie, poi ti scorda il pane come l'avevo. Sì, però poi dovete portare da casa, I piatti li porto io, perché lui non fa mai niente, vieni. Sì, fa tutto lei qui. Tutto a posto? Sì, sì, grazie. Ci manca solo il pane. Sì. Non si sa mai, questi sono strani. Questi sono strani, ma io con l'altro ci dico. Dai, famo questo. Poi mettiamo qua tutto. Mo' tante via pure con l'altro. Che ci porta con l'altro? Qui ti ho detto che è bello il servizio, sono più strani dell'anno scorso. Ma mi pare pure a me. Eccomi, ho portato l'acqua e il vino. Meno male, grazie cameriere. A lei signora. Anche il bagnino. A lei signore. Grazie. Grazie. Buon appetito. Grazie. Ma proprio prenderemo strani. La sfoglia con tutto sto vino, ci ritorniamo a casa? Ma questi sono proprio strani. Vabbè, cominciamo, dai, mettiamo in goccia di vino. Guarda questi, oh, se ne sono andate a rire, guarda come hanno lasciato. Ma vedi, ah signor, è ritornato quel matto di suo marito da America. Ma che stai a dire? Ci mancava solo lui oggi. Guarda com'è vestito. Ma sei sicura? Ma sicura. È lui, guarda lì. T'ho sentito a te, Proprio oggi. Che fatto in c'è, se n'è andata più al freddo alla stazione, guarda, è proprio lui! Guarda, però sei sempre tu, Moglie mia! Come stai? È un anno, sei contenta? Sono stato in America un anno, guarda, complimenti! Come stai? Bene! Ti sei comprata al ristorante nuovo? Adesso almeno mi fai assaggiare un po' di piatti nuovi. In America è un anno che non mangio dei spaghetti. Sei pronta una bella matriciana? Sento il profumo qui. Oppure uno spaghetto con le vongole, uno spaghetto con le telline. Io mangio. Marco, sei arrivato e già pretendi. Ma guarda, ma come ti sei vestito? Ma guarda là! Mamma mia, guarda! Allora, principale, come va in America? Come va? In America è piena di americani. Volevo aprire un ristorante. Ma tutti italiani, che apro in America? Loro ho detto fammi ritornare in Italia. Qui come vanno a fare? Ma per poco, solo per qualche giorno, quando è se ne arrivato? Sì, me ne vado, qui devo mettere ordine perché vedo già che le cose non è che mi piacciono tanto. Chi è sto signore? Io sono il nuovo bagnino, Luciano. Perché qui è il bagnino, c'è amico? È il bagnino, a parte che qui da affogati neanche l'ombra. E poi mi tocca pulire la spiaggia, aiutare in cucina. E te tocca fare pure il guardiano. Ringrazio a Dio che non c'è stanno affogati, insomma. E poi che può fare? Questo deve far bagnino. Questo è il discorso del bagnino. E certo, ma vedrai che quando prendo in mano io la situazione come va. Adesso come viene aiuta in cucina. Viene aiuta in cucina. Mo. La valigia mi hanno lasciato qua questi. Buongiorno. Posso presentarmi? La chi è? Molto onorato. Sono Mimmo Fiduro, il bagnino che con me stai sempre sicuro. Oh, capirai, ma cioè io ho già salutato un bagnino, ma quanti bagnini siete? Io sono quello ufficiale. Ah, meno male. Ma mia moglie glielo devo dire qua, proprio ha fatto un affare con voi. Dì, vammi a portare qua sotto questo cappello. Bello questo cappello. Bello lì che l'ho comprato in America. Arrivederci. Buon appetito a tutti, io sono il padrone qui, Padrone di che?
Ma che personale ti sei scelto? Bagnino? Quello che passa, perché oggi come oggi devo prendere quello che c'è. Chi c'è? Jens? Peppe mi ha detto che sei. Peppe non c'è, perché è dovuto andare via. Poi c'è il bagnino. Lo ricordi, vero? Sì, sì. Quante cose, eh? Poi c'è il bagnino, poi c'era quell'altro bagnino, quello zoppo. Ma quello. Ma che bagnino? Ma quello lo sai come so io, no? Che ho fatto un'opera buona. Quello si ricordava che era bagnino quando era giovane, hai visto? Fai l'opera buona, ma qui domanda avanti, eh. Ma senti, tu sei venuto proprio per rompe? Io sono venuto per rimettere ordine, visto che in America. Ma io invece rimango in America. In America non ho potuto aprire un ristorante. Allora sono voglio posso qua. Sapere quello che hai fatto in America tu. Che ho fatto in America? Ho speso qualche soldo e basta. Grazie, mo sei venuto qui. E mo sistemiamo il locale tuo. Fatto con un po' di tempo tu lo sistemo io qua. Ma tu è da vedere. A partemi qualcosa da mangiare. Vediamo mo. A parte mi vamo rigatonare, diciamo, profumo. So un anno che non mangio un profumo, mi ricado una matriciana. Ah, arriviamo. Chi sa fare? Chi c'è in cucina? Ma che ti importa a te? Ma come che mi importa a me? Ma pure vuoi sapere la coca? No. So io, beh. Pure la coca fai. Speriamo bene. Vabbè, comunque mi accontento, botta un bello. Vabbè, giusto perché sei arrivato adesso, mo vedi. Ma tanto non me ne vado più, aspetta. E non lo so, vediamo un po'. Che buona sta pasta però, Che altro c'è? Ho portato le fettine panate. Senti, sono ancora calde, le ho fritte stamattina, sono ancora calde. Senti che odore. Ma ha lasciato qualcosa pure poi pomeriggio? Sì, sì, ho portato la pizza con la mortadella, l'ho portata tanta. Così ritorniamo a casa belli attrippati. Col formato del bagnino, pensavo che oggi mi avrei realtà tutto quanto. C'è pure per il bagnino. Certo, è strano. C'è pure la pizza con la mortadella per il bagnino. Hai suo che coraggio, però. Certo è Maria Teresa, tutti lei trovano. Fa opere buone, va bene. Certo. Anche loro devono mangiare. Opere buone, raga, pure quelle venne verdi. Pure il Flavio va ora. È una donna in gamba, Lina. Te lo dico io, te lo dico. Buongiorno, siamo tornate dal lavoro. Come sarebbe a dire siete tornate dal lavoro? A quest'ora? Ma che cosa avete combinato? Guarda un po' queste berte, si sono pure tutte ammosciate e me le avete riportate. Per forza, sa, ma a chi le vendevamo? C'era non c'era nessuno. Gente. Come non c'è nessuno? Si sono pure tutte ammosciate. Adesso ho perso i soldi delle erbette. Ho capito, padrona, ma lei pretende troppo, Noi non solo siamo stati tutto il giorno a camminare sulla spiaggia, sotto al sole. Io sono stata tutto il pomeriggio qua, a leggere un giornale che non mi piace e a bere vino. Non so che io. Che fatica a bere vino, gli piace bere. Poi c'ho io la nomina che beve il vino. E va bene, va. Posate sti cestini e mettetevi a sede. Avete visto quanto è brava la padrona? Ve lo dicevo meraviglia. Io, date a me che metto io. Ecco, bravi. Grazie. Io prima la terza. Sì. Che c'è da mangiare? Ma vediamo, chiamiamo la signora. Bene. Signora, ecco. Vengo un attimo. Eccomi. E dica. Allora, qualcosa per queste ragazzine, ma siccome non sono state brave a vendere le erbette, che sono il nostro pane quotidiano. Che gli posso portare? Perché mo in cucina. C'è un po' di pizza e mortadella? Per le bambine sì. Quelle per basta e va avanti. Va bene. Ah, pure. E frate? Pizza pure a frate. Pure a me. Pizza pure a frate. Invece a me se c'ha due ricchiette e cime di rapa, quelli li gradisco proprio. Signora mia, ma siamo al mare. Ma lei mi chiede orecchiette e cime di rapa. Ma signora? Io sono un'imprenditrice, quello che chiedo mi deve servire. Voglio quello e quello mi deve dare. Mia, siamo in pieno agosto. E se possono prendere le cime di rapa, dove le prendo io? Ascolti, signore,
Io vendo erbette, c'ha la frutteria. Se non chiede cime di rapa, come faccio a vendere? Senta, facciamo una cosa, sai, pomeriggio, io capisco, è stata qui tutto sto tempo. Io ho un po' di sughetto pronto col tonno. Gli faccio due spaghettini al tonno e la famo finita. E allora gli porto la pizza con la mortadella. Giusto per venire incontro, però vuol dire che quelli me li offre lei, io non glieli pago. Oh, mamma mia, sta signora. Scusate, ma senza che vado in cucina, vedo che qui c'avete acqua e vino, doppio, come mai? Lo prende? Lo sa perché c'eravamo tutti, ho sentito che sei il padrone. I camerieri sono strani, ahi se ci hanno portato tutti. Questi se dici qualcosa, se strani sono capaci che te fanno assare, fanno cambi apposta. Ma senti un po', io sono tornato dall'America proprio perché mi sono arrivate queste chiacchiere, c'era a mano tutta mia moglie, ma non so come gestisce il suo personale, sono tornato proprio per cambia tutto, non vi preoccupate, voi sempre qui dovete venire. Ma Maria Teresa è brava però perché migliorerà la situazione. Ma hai visto prima il bagnino con lo sciocco, quello è un film, eh. Comunque buon appetito. Grazie. Ecco dai, basta, ho sentito che hai detto. Ma sentite, bella mia. Adesso mangia la pasta, va. Bella mia. Trovo il vino sotto i tavolini. I clienti che se lamentano, ma sto personale, ma poi io voglio sapere come campi. Che sei fredda, mangiata, sta su. Voglio sapere solo come campi qua, non paga nessuno. Ma io non lo so, ma come campi qua? Io in America volevo aprire un ristorante. Buona, è mancata? Basta asciutta? In America non